La scuola media San Francesco, situata nel cuore di Padula, si trova al centro di una situazione estremamente preoccupante. Alcune foto dimostrano il degrado e gli atti vandalici che hanno colpito l'edificio scolastico, mettendo a rischio non solo la sicurezza degli studenti, ma anche l'ambiente di apprendimento. Le immagini mostrano finestre rotte, rifiuti accumulati, muffa diffusa e danni vari all'interno della scuola. La scena è davvero desolante e lascia trasparire un totale disinteresse per la struttura da parte di chi dovrebbe invece intervenire. Ciò rappresenta un duro colpo per la comunità locale che si preoccupa dell'educazione dei propri giovani. Non solo a Padula, a Polla invece si registra l'ennesimo atto vandalico. Lungo il fiume Tanagro, verso la Casiola, infatti, ignoti hanno divelto 3 panchine e le hanno buttate per terra. Sul caso indagano gli agenti della polizia municipale comandati dal comandante Andrea Santoro. Le immagini delle telecamere poste nell'area potrebbero aiutare nella soluzione e ritrovare, come già avvenuto in altre occasioni, i vandali, così poi da poter effettuare la denuncia e anche il risarcimento. Il cerchio attorno a questi vandali, secondo quanto emerso, si sta stringendo.